Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Val Codera. Sono stato ospitato dai scout Codogno 1. Mi hanno invitato a venire sul rifugio qua in Val Codera, rifugio Bresciadega. Facciamo lì una notte e due giorni e adesso piano piano ci avviamo. Raga, punto di partenza è di qua, perché qua c'è un discreto ampio parcheggio. Pronti e via, raga, si parte con questi bellissimi gradini. Vero Eli? Spettacolo, la Val Codera, tanta roba. Primo bivio, si tiene per Codera, un'ora e un quarto. Invece di andare di qua, si va di qua. Sono ancora i sassi, ancora gradini. Ce la faccio più, è un po' dura, specialmente la partenza è durissima, raga, ce la faccio più. Comunque, raga, mi ha detto che questo villaggio sono quattro case, se non mi sbaglio sono disabitate, poi o magari sono dei pastori. Questo villaggio è stato fatto nel 1850, come ha detto la signora giù. Comune di Novate. Adesso piano piano andiamo su. Wow, cosa sono? Robe della prima guerra mondiale? No, penso sia un paravalanghe. Un paravalanghe, bello! Un parasassi. Bello, e noi dove dobbiamo passare sotto? Wow! Senti come rimbomba. Wow! Bello però! Molto, molto bello! Vi sentite casino? Adesso mi sa che lo becchiamo. Dov'è? Eccolo qua che decolla. Wow! Mi sa che è un tipo qua i crani, Gabo. Se non mi ricordo male. Norme per gli escursionisti. Rifugio La Locanda. Raga, ma quanto è bello sto paesino. Qua c'è rifugio osteria alpina, ristoro con alloggio. È bellissimo, raga. Siamo arrivati alla base scout Aquile Randagie. Gli scout hanno un rapporto particolare con questa valle, perché quando c'era il Duce, il fascismo, il Duce aveva vietato tutte le forme di associazionismo, quindi scout compresi. C'è un gruppo di Milano, le Aquile Randagie appunto, decisero che invece loro volevano continuare a fare attività nonostante i divieti, e lo facevano però per forza di cose clandestinamente, perché era vietato dal fascismo. Cercarono un posto dove poter fare le loro attività lontani da delle indiscrezioni, lontani
dal fascismo, trovarono questa valle che pure appunto la Val Codera e dove loro facevano attività. Gli scout più grandi decisero di fare un'azione molto coraggiosa aiutando gli ebrei che erano perseguitati a fuggire in Svizzera dietro quelle montagne là. Li facevano come se fossero delle guide alpine e per farli scappare dai nazisti andavano su, li facevano andare in Svizzera dove poi potevano scappare. E in memoria degli scout hanno creato questa base, che è la base del centralino, mi sembra si chiami, e niente, poi però comunque questa qua è una valle simbolica in ogni caso per gli scout italiani. Questa qua ragazzi è la casa. Raga, appena arrivo mi spacco nel cuore una fetta di torta perché a mezzogiorno ho mangiato due scatolette di tonno e basta. È un pezzettino di cioccolato che mi ha dato Gian, però ho una fame pazzesca, vi giuro. Ho incontrato un sacco di gente, ma veramente veramente tanto, cioè io non me l'aspettavo. Ecco a voi, 45 minuti raga. Si prosegue e si va di qua, le casette, là, guardate là, se mette a fuoco, guardate, mamma mia che montagne, guardate che belle, micidiali. Siamo arrivati a questo gruppo di case, sono proprio quattro case, lì ci sono dei cacciatori, dei, bah, setti. Ciao, ciao. Confine, chiudiamo e siamo quasi arrivati. Raga, siamo arrivati. Siamo tutti. Sì. 10 siamo perché c'è anche un nostro amico. Ciao, bene. Marisa, cosa stai facendo da mangiare? Facciamo il rifugio tour alto, ragazzi. Da qui si entra, questa qua è la camerata. Sono 3, 6, 9. Cioè 9 posti letto e poi ci sono 2 letti matrimoniali a castello. Per cui sono 13. Poi qua c'è il bagno con lavandino, ovviamente water, il boiler è ancora quelli vecchi a legna e poi una doccia bella calda. Non ha riscaldamento per cui portatevi un sacco a pelo.